Ciao ragazzi, siamo qui nel Gran Premio tedesco. Vediamo, partiamo dall'ultima posizione, come visto ieri. E speriamo di raggiungere almeno l'obiettivo di guadagnare un posto, di non prendere tante penalità e soprattutto di non. Ah no, aspetta, guardiamo, compagno, siamo. Ok, sto vincendo io. Ok, 17 giri. Cazzo, quanto sono? Vabbè che sono corti. Però io metterei. No, 7, puoi fare 10 giri con. Mi sembrano tanti 10 giri con le dure, 7 con le morbide, però sono tanti anche quelli. Ok, possibilità di pioggia non ce n'è, meglio così. Scendiamo subito in pista e divertiamoci. Vettura pronta, andiamo. La prima curva. Dobbiamo stare un po' attenti. Perché là sarà un casino, si stringe, ci vengono tutti addosso. Dai, sì, usciamo. E dai, cazzo! Ok. Abbiamo ovviamente una Ferrari davanti. Noi, il nostro compagno. E finalmente eccoci. Eccoci. Ok, partiamo col carburante elevato. Dai. 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 Via. Dai. Miscela elevata, ok. Stiamo sulla destra perché secondo me. Ma poi ci troviamo meglio a frenare. Il motore come al solito c'ha qualche problema. Ogni partenza c'ho il motore col problema. Come cazzo è possibile? Datemene uno nuovo, no? Non abbiamo toccato nemmeno nessuno. Dai, cazzo! Dai, non mi tagliate la strada. Ok, stiamo veramente andando bene. Abbiamo qui Schumacher, non ci credevo di riuscire a tenere il 15esimo, 16esimo posto. Abbiamo Massa però che ci rompe sulla staccata. Ok, stacchiamo fortissimo. Rischiamo anche di andare un po' lungo, però meglio così. Abbiamo guadagnato no, tantissime posizioni. Dobbiamo solo riuscire a mantenerle. Quindi non fare cappelle. Frenare per tempo. Oh là là! Ma perché le frenano così tanto loro qua? Questa curva è abbastanza. Ah, forse per risparmiare sull'uscita poi. Non saprei, comunque. Ho sempre il motore con qualche problema. Io questa curva qui non sono riuscita mai a farla bene 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 come piacerebbe a me. Ok, qua buttiamoci dentro. Ok, probabilmente non terremo questa posizione perché comunque le macchine che ci seguono, cazzo. No, 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 no. Dai, cazzo. Usiamo una minchia di flashback. Ho perso la macchina completamente. E neanche contro sterzando riuscivo più a tenerla. Andiamo un po' avanti. Dammela qua, ok. Dai, così va bene. Mi devo ricordare di lasciare il freno quando giro. Perché altrimenti non riuscirò mai a finire questa gara. Nel primo giro abbiamo usato già il primo flashback, va bene. Qua bisogna tagliare. Allarghiamo, cioè. Proviamo ad allungare un po', tantissimo no perché è impossibile con questa macchina. Cazzo quanto ho frenato, minchia. Ho frenato troppo presto, ero troppo lento e ho frenato tantissimo. Maledetti cordoli. Il vantaggio su Raikkonen è minimo, non farti raggiungere. Non farti raggiungere. Datemi una macchina buona e io ci provo, Ancora loro non c'hanno il DRS, ma dal prossimo giro ci sarà il DRS e sono cazzi, E oh là! Qui sono arrivato lungo di nuovo. No, era quella prima, ho sbagliato l'altra. La precedente curva difficile, ecco. Questa non è una curva difficile. Qua non c'è il simbolo per staccare. No, cazzo. Ecco, come ho detto, merda. Non perderlo di vista, potresti Non perderlo di rischiare di vista. Ciao e restituirci la arrivederci. posizione perduta. Diciamo, quella se io tocco, se io curvo e c'ho il Ci freno attendiamo una anche giornata senza pioggia leggermente. per l'intera corsa di oggi. Anche leggermente pigiato, è un casino. La macchina va via, che è una bellezza. Però era l'unico modo per avere una macchina ottima in curva. Era solo quello. Ecco, qua c'è ancora un po' di sottosterzo. Come avete visto, ho dovuto lasciare l'acceleratore tantissimo. DRS Il DRS abilitato. sarà disponibile in questo giro. Lo so. Potrai attivarlo quando ti trovi nella zona E quando prettamente lo posso sotto attivare? Mai DRS. io. E Non l'ho mai l'apertura attivato in dovrebbe una avere gara. un distacco inferiore a un secondo. Perfetto.
curviamo. Dai. Ok, non è andata malissimo, eh. Abbiamo anche migliorato qualcosa. Purtroppo Raikkonen non potevamo tenerlo. La sua macchina va 2-3 volte meglio della nostra. Proviamo qui staccata a recuperare la posizione e ce l'abbiamo fatta. Chiudiamogli la porta in faccia. Qua no, cazzo, esci da questa minchia di... Stiamo guadagnando moltissime posizioni rispetto male. Alle nostre aspettative iniziali. Ma adesso sono cazzi. Gira. Perfetto, non perdere sempre la macchina. Adesso a me l'unica cosa che mi interessa è stare davanti Timo Glock, perché lui è il nostro compagno di squadra e è l'unica cosa che ci interessa. No, cazzo, stavo perdendo la macchina. Ecco, qui è questa cosa qui. Avevo ancora il freno premuto e ho toccato un po' lo sterzo e la macchina stava per partire. Però la macchina si comporta benissimo. Cioè, siamo dodicesimi e non mi sta dando nessun tipo di problema. È fantastico. Stando ai dati di gara che abbiamo analizzato, Raikkonen dovrebbe rientrare ai top. Qua si taglia. Si taglia, però si lascia completamente l'acceleratore. Almeno io faccio così. Ho paura di perdere la macchina. Già è abbastanza instabile. Quindi, secondo me la gara sta andando abbastanza bene. Purtroppo adesso c'hanno KERS e DRS e un po' mi si inculano, ecco. Però io non cambio traiettoria, li faccio passare, purtroppo è così. Allarghiamoci. No, frena. Perfetto, non possiamo tenerli in accelerazione. Minchia, sono lì. Non possiamo tenerli assolutamente in accelerazione, ma in velocità nemmeno. Ma possiamo staccare forte. Abbiamo l'unica arma a nostra disposizione, la staccata. Quindi ho una macchina reattivissima, ho una macchina molto bilanciata e quindi l'unica cosa da fare è staccare forte. Io qua freno un po' perché non sono mai riuscito a fare questa curva abbastanza bene, anche perché si stringe la pista e non mi piace. Io sono per le piste grosse, larghe. Mi piace poter sfruttare più strada possibile. Qua sarà un casino quando dobbiamo tornare ai box, perché probabilmente uscirò fuori. No, lasciamo in strada, purtroppo. Ok. Noi facciamo abbastanza bene quella curva lì. Ho una macchina veramente perfetta. Cioè, fosse sempre così in tutti i gran premi, probabilmente riusciremmo a guadagnare qualcosina. D'ora in poi lavorerò tantissimo sul sottosterzo della macchina, perché devo assolutamente avere una macchina che bene. Cambiamo una volta sola traiettoria, benissimo, poi manteniamoci. Ok, curviamo, questa è una curva molto lenta, si può uscire, abbiamo un altro po' di asfalto, ma comunque c'è il cordolo che ci fa perdere aderenza, ci fa sobbalzare. Qua proviamo ad accarezzarlo, ok, freniamo che qua di solito arrivo lungo. Merda, che macchina oggi. Mi verrebbe voglia di montarmi il KERS da solo e usare per sempre questa. Purtroppo Massa è attaccato. Comunque lui c'ha una Ferrari, quindi non dovrebbe stare dietro di noi. Dovrebbe stare notevolmente davanti. Hai una macchinona, prova a fare qualcosa di buono per la tua squadra. Ecco, hanno Massa. Togliete Massa, prendete me. Sono un po' raffreddato anche. Sta arrivando l'estate, sono l'unico che si raffredda d'estate. No, cazzo, il traguardo non mi piace, questo rettilineo qua ci... Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. 1,26! Cazzo, che tempone che abbiamo fatto. Per me è fantastico fare 1,26. Questa curva l'ho fatta di nuovo troppo lenta. Non so perché, ho paura di arrivare troppo lungo, perché poi qua c'è comunque questo KERS, noi stiamo da questa parte. Proviamo dopo, comunque Hülkenberg e Massa hanno due macchine notevolmente più prestanti delle mie. Massa, cazzo fai? Ok, vediamo qua, devi lasciarci strada. No, dobbiamo lasciargliela noi, se no lo lottiamo dopo. Cazzo freni, che è una curva che si fa tutta accelerata quella. Però qua la fa meglio lui, ecco. Lui ha una macchina, comunque anche lui
ha rischiato di perdere il posteriore, ha una macchina molto più equilibrata, molto più stabile, con un assetto migliore. Io l'unica curva di cui ho paura è questa, perché non ci riesco mai ad entrare bene. Ecco, una macchina veramente perfetta, a parte il flashback che abbiamo usato all'inizio per un errore comunque mio, è una macchina che non si scompone, una macchina che resta sempre lì, che cioè fa quello che voglio io, non sto neanche incrociando le braccia perché non mi gira. Ok, vediamo un po' come stanno messi i pneumatici. Ok, è giusto cambiarli. Proviamo a cambiarli prima degli altri. Gli altri ancora non dovrebbero essere entrati. Così magari riusciamo a fregarli con le tattiche. Ma è difficile, io non ho un buon tattico nella mia squadra. Sì, ciao Massa. Ovvio che mi sorpassi. Che cazzo, devi rimanere in scia. Oh, però ce l'abbiamo fatta. Proprio Massa non c'è. Però ci ha fregato in uscita. Adesso ci frega in accelerazione. Siamo andati. Ci ha fregato, ma non è che ci ha fregato perché ho sbagliato io. Ci ha fregato perché c'è una macchina migliore. I miei meccanici non lo capiscono questo, che la mia macchina non va. Quindi adesso siamo 14esimi e per guardare lì, l'altro poco usciamo fuori. Sì, aspettatemi. Che cazzo avete, un impegno dopo? Ti aspettiamo. Ah, Petrov. Va bene. Io tanto adesso devo rientrare, quindi devo lasciare la mia posizione. Ah, è rientrato anche Massa, ottimo. No, cazzo, dove vai? Ma che minchia? Che minchia è sto schifo? Stai fermo intanto te. Ok, ripartiamo di qua. 17esima, non mi ricordo se devo frenare. Sì. Merda. Mi dai le redini in mani al gioco e il gioco ti fa perdere tutto quel tempo. Ok. Settimo giro, stiamo rientrando per effettuare il cambio gomme. Obbligatorio, peraltro. 15esimi, sì. 17esimi. Però loro ancora si devono fermare, quindi vediamo un po'. Dai. Ok. 18esimi. E siamo davanti a Timo Glock. Non attraversare la linea bianca, mi raccomando. Non vogliamo subire penalità. No. Ok, io adesso mi tengo un po' di carburante per la fine. Tanto le gomme ancora sono fredde, è inutile stare lì a spremerle. Che cavolo gli spremo? Non tengono. Ok, di resto Timo Glock dov'è? Non è che loro me lo dicono. Non so che cazzo pensano loro nel loro box. Qua freno sempre troppo presto. E poi freno male e mi porta a fare questa curva un po' così. Non benissimo. Ok, qua stiamo attenti perché abbiamo le gomme fredde. Io però non lascio il piede dell'acceleratore perché devo spingere tantissimo per riuscire a portare a casa questa gara, che comunque si sta rilevando rivelando un'ottima gara secondo me, perché sto conducendo una gara buona, senza problemi, senza incidenti, senza neanche sclerare come faccio di solito. Quindi magari ho capito, sto iniziando a capire come ben bilanciare la macchina in ogni circuito. Questo circuito magari era anche ottimo per me, perché comunque è un circuito largo, dei vecchi circuiti. Penso che il Hockenheim ci sia da sempre. Ok. 15esimi. Noi eravamo 14esimi quando siamo entrati, quindi 15esimi, qualcuno forse si deve ancora fermare. O forse qualcuno ci ha fregato. Vai avanti così, mica è semplice. Ok, le gomme si sono riscaldate. Proviamo a stare a sinistra. Facciamolo sorpassare e buttiamoci a destra, perché magari in staccata riusciamo a riprenderci la posizione. Però siamo arrivati troppo lunghi. Però la macchina c'è, adesso possiamo fare bene. Ok, l'abbiamo messo dietro. Perfetto, però
probabilmente porterà altri attacchi nel giro della corsa, quindi dobbiamo stare veramente attenti a non concedere neanche un secondo, un millimetro, lasciare tutte le porte chiuse, perché secondo me alla prima occasione loro si infileranno. Ok, stai dentro, stai dentro, stai dentro, bene. Frena, 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 sono arrivato lungo. No, no, sono arrivato giusto. Grazie a tutti dei consigli che mi state dando, che mi scrivete sotto. Frena più tardi, guida più pulito. Io ci provo, ma poi si sa che nel gioco è tutta una questione diversa, ci devi mettere il cuore comunque. Ok, qua tocchiamo un po' e poi tagliamolo. Olla! Sto mantenendo anche un buon passo di gara senza errori. Prima ho allungato un po' troppo quella curva, va bene, però ci può stare, ecco. Però non sto commettendo tantissimi errori, sto guidando il più pulito possibile. Sto migliorando anche i miei tempi. Ah sì, miglioreremo anche i tempi, perché comunque la macchina va scaricando, cioè sta iniziando a perdere della benzina, quindi migliorerà in accelerazione. Qua questa curva ancora non ho capito, l'avrò fatta 150 volte e non ho capito ancora come farla. Ah, Timo Glock è dietro di noi, perfetto. Sono tutti in coda, però... Cioè, Timo Glock è dietro, va bene così, eh? No, sono arrivato lungo, no. Ci sono ancora, ci sono. Acceleriamo tutto a manetta. Io mi mantengo da questa parte, non mi sposto. Poi devono essere anche loro a riuscire a sorpassarmi, eh? Non si può pensare solo che per avere la macchina... Cioè, avere la macchina più... più bella non vuol dire che ti devo far passare. Non ho nessun timore reverenziale verso chi è Grosjean, che comunque ha una macchina con prestazioni più elevate. Proviamo qui a non sbandare. Oh cazzo, devo lasciare di strada, cioè devo lasciare di strada, sei presa. Ciao Grosjean, forse ci farà aprire il KERS, però non so, proviamo. Ok, vediamo un po' se ci lascia il KERS aperto. Questo è il settore del KERS. Niente KERS. No, KERS, ma che KERS? DRS volevo dire. Che KERS, oh, che bello. Vai, vai, cazzo. È già andato lui. Grosjean è già andato. Qua devo frenare un attimo dopo il... come si chiama? Il cartellino dei 100. Dei 100 metri. Perché altrimenti arrivo veramente troppo lento e... poi rischio sempre di chiudere la curva troppo presto e andare sull'erba interna. Ulla! Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Non usiamo il flashback però. Voglio limitare l'uso dei flashback il più possibile. Anzi, il massimo sarebbe non usarne per niente. Probabilmente anche Schumacher ci sorpasserà. Questa è la parte che non mi piace. Probabilmente metterà la sua esperienza per sorpassarci in un modo, speriamo, pulito. Il problema è che sono tutti attaccati a me. Cioè, il fatto che stia facendo la tappo è evidentissimo. Ok, abbiamo fatto abbastanza bene. Vediamo, sono tutti là vicino, porca troia. Adesso loro ci hanno... Proviamo a frenare di meno. Schumacher è già lì. Schumacher mi sa che ci fotterà la posizione. È abbastanza probabile. Conoscendolo, penso che non lascerà. Ho capito, io che devo farci? Togliamo intanto, vediamo qua. Le gomme sono ancora su una buona condizione, quindi ancora dovrebbero tenere. Ci mancano però tantissimi giri. Ancora dobbiamo fare tante staccate. Dobbiamo sollecitare tantissimo i pneumatici. Probabilmente con l'assetto che ho trovato, 1,20. Cazzo, io sto facendo 1,26 e loro hanno fatto 1,20. Merda, io pensavo che 1,26 fosse un ottimo tempo, invece mi sa che è un tempo di merda. Dicevo, ah sì, ma sono i 6 secondi del KERS, quindi non è male come tempo. Diciamo che il KERS ti fa guadagnare 5 secondi, 6, grazie alle accelerazioni che puoi fare più... Quindi, quei 6 secondi che ho sono giusti. Non avendo il KERS, avessi il KERS. Qua, ogni volta che freno, la macchina tende a chiudersi. A ruotare all'interno della curva. A ruotare troppo però. Devo stare attento. Purtroppo ho forse creato una macchina che sovrasterza adesso.
frenato troppo qui, non ho capito perché ho frenato così tanto. Abbiamo passato anche il tempo, 1.25, dai, sto spingendo tantissimo allora. Proviamo qui a uscire forte, perché comunque poi c'è il rettilineo e dobbiamo distanziarci. Non facciamoci prendere la scia, quindi mettiamoci a sinistra. Già da adesso mi sa che comunque sinistra è la parte corretta dove stare. Ok, stacchiamo dopo 100. No, sono arrivato lungo. No, va bene, staccare dopo 100 va benissimo. Cioè, con questa macchina staccare dopo 100, non ho quella velocità elevatissima, quindi posso staccare benissimo dopo 100. Qua l'ho fatta troppo lenta, allora acceleriamo un po' subito, anche a far slittare, a pattinare le gomme, ma meglio slittare. Cazzo, Schumacher non ci molla proprio, eh. Ci sta lì proprio e non ci vuol far andare via. Sempre riattaccato. Io ora gli freno davanti, così lui mi viene addosso e gli si rompe l'alettone. Ok, proviamo qui a non farci stare troppo vicini. Stiamo sui cordoli, rischiamo veramente tantissimo. Chiudiamogli la porta, quindi dobbiamo mantenere questa posizione per non farci prendere il regolamento da regolamento. Ah, abbiamo migliorato ancora. Ma dai, bellissimo. La macchina si sta comportando benissimo con le gomme dure, che erano poi le gomme con cui ho creato l'assetto il venerdì. Non ho corso con le morbide, il venerdì ho corso con le dure. Fai attenzione alla vettura dietro. Fai attenzione, passerà. Comunque non c'è stato neanche un ritiro. Adesso lei ci sorpassa. Però noi ci mettiamo ancora più all'esterno. All'interno, voglio dire. Ok, ci siamo ripresi la posizione. Stiamo però rallentando tantissimo, perché le altre macchine si avvicinano. Continua così. Se la macchina tiene, io continuo così. Dicevo, noi lottando in questo modo con Schumacher, sorpasso e controsorpasso, perdiamo veramente tantissimo tempo, le altre macchine si avvicinano, quindi dobbiamo stare attenti, sarebbe meglio forse farlo passare, perderemo meno tempo. Però poi se facciamo passare anche lui usciamo anche dai primi 15, non tanto mi garba l'idea. Ok, raccordiamo bene queste curve per frenare un po' qui, per farla inserire. Questa è la curva del rettilineo, che mette sul rettilineo. Allarghiamoci tutto, ok. Due macchine blu, che cazzo significano? Ah, sono due macchine che ci vogliono sorpassare. Adesso ci sbandiereranno la bandiera. Io vi faccio passare, però voi passate. Oh merda. Ben fatto, ora aumenta la velocità. DRS, dai, che abbiamo anche il DRS. Sì, sorpassaci di là, che noi ti chiudiamo la porta. Oh là, siamo arrivati vicino ad Alonso. Dai, abbiamo Alonso davanti a noi e gli stiamo dietro. Ottimo. Qua lui ha aperto un po' di kers, probabilmente. Guarda che macchina che ho messo su per questo weekend di gara. Ecco, no, qua questa curva non mi è mai uscita, quindi l'abbiamo perso. Peccato che abbiamo già di resta che ci... No, mi ero dimenticato di frenare. Abbiamo di resta che ci sta un po' attaccati. È un problema. Di resta adesso è un vero problema. Ha una spina nel fianco e sarà difficile tenerlo dietro per altri due giri. Adesso proviamo anche a mettere la miscela elevata, vediamo un po'. Ora c'ho la macchina che comunque fa più fatica sempre. Chi è di resta. La macchina sta iniziando a far fatica a tenere la strada. Ecco, forse le gomme si stanno consumando. Non ci voleva proprio. Avevo detto che erano troppo presto, settimo giro. 10 giri sono tanti con le gomme dure. Due giri. Mettiamo miscela elevata, dai. Proviamoci. Senna ci ha preso la posizione. Peccato. Abbiamo perso anche la quindicesima posizione. Vediamo se riusciamo a recuperarla con una staccatona. No, poi lo chiude meglio. Ci sbatte la porta in faccia, però noi riusciamo a mantenerci.
Dai, che stiamo mantenendo un'ottima posizione. Quindicesimi sarebbe un ottimo posto. E comunque siamo davanti a Timo Glock, che non ho la più pallida idea di dove sia in questo momento. Devi farti superare dall'avventura che ti segue, non è in lotta con te. Vai. Ma qual è questa? Io ti faccio anche passare, ma tu passa, cazzo! Guarda se mi sorpassa, sto cazzone mi fa prendere la penalità, porca troia. Che cos'è sto LG? Ma no, penalità, io lo faccio passare, ma se quello non mi passa... No, porca troia. Guardiamo un po' chi è che mi sta a scocciare. No, non si vede. Proviamo a frenargli. Ok. Non abbiamo più bandiere. Ancora bandiere blu, cazzo. Io sono fuori pista, eh. Ok, Weber è andato e ci ha sorpassato anche Vettel. Ah, siamo arrivati. Ma dai, siamo arrivati quindicesimi. Team Glock 22esimo. 22esimo, non mi ero neanche accorto che fosse finita la gara. Ero convinto che ancora ci fosse un giro. Forse Alonso ci ha doppiati. Vero, ci aveva un giro in più. Perfetto. 1.20 loro. Noi abbiamo combattuto sul... Vediamo un po' dove siamo. 1.25, però loro hanno fatto 1.21. Abbiamo fatto i tempi di Schumacher, che c'ha una Mercedes. Della Toro Rosso, che comunque c'ha il Kers. Della Caterham, che non mi ricordo se c'ha il Kers. Perfetto. Questo Gran Premio si è rilevato bellissimo. Abbiamo fatto un'ottima posizione. Quindi... vediamo un po', beh, non abbiamo preso niente come punti. Loro sono contentissimi come sempre. Vediamo le email cosa ci dicono. Sta lasciando? No, dai, ci offriranno una... Io accetto tutto, eh. Ok, abbiamo guadagnato dei punti. Vediamo un po'. Dai, c'ho anche delle offerte. Budapest. Non la vedo molto bene Budapest. No, cazzo. Cazzo. Ecco qua. Pneumatici, buona. Siamo in vantaggio. Vediamo le offerte. Chi ci ha offerto? La Toro Rosso. Fantastico. Io voglio accettarla, eh. Accetto contratto, certo. Accetto. Quindi siamo passati sulla Toro Rosso. Abbiamo finalmente un cazzo di Kers. La Toro Rosso magari non è la Ferrari, però... è qualcosa di buono. Dicevo che il loro compagno di squadra non andava tanto bene, eh. Perfetto, chi è il nostro Ricciardo? Ok, Ricciardo, mo' t'ammazziamo, eh. C'ha un punto. E niente, quindi la prossima gara in Ungheria, che cosa sarà? Sarà Budapest. Ci vediamo per settimana prossima con la nuova macchina e un nuovo circuito. Ciao!